Ora eccoci qua, ritorna questa settimana il nostro appuntamento con l'Agenzia delle Entrate che risponde alle vostre domande. Parliamo quest'oggi di fabbricati rurali. Cerchiamo di capire qualcosa in più e che cosa si può fare attraverso il sito, cosa si può fare attraverso lo strumento online dell'Agenzia delle Entrate con l'aiuto del nostro ospite. Buongiorno, grazie per essere con noi, Luigi Campagna dell'Agenzia Buongiorno a delle tutti. Entrate, Direzione Provinciale, Ufficio del Territorio Forlì. Una Perfetto. denominazione complicata per dire che cosa? Per dire che cosa? Che noi adesso siamo stati, diciamo, uniti come Agenzia del Territorio dentro l'interno dell'Agenzia delle Entrate, ma siamo tutti Agenzia delle Entrate con articolazione Ufficio Provinciale del Territorio. I fabbricati rurali, che cosa sono? Allora, i fabbricati rurali cosa sono? Innanzitutto bisogna distinguerli che sono di due tipologie. Sono i fabbricati rurali ad uso abitativo, e quindi quelli praticamente dove il proprietario o l'affittuario di terreni dove insistono questi fabbricati coltivano la terra e quindi sono connessi all'attività agricola. Oppure sono i fabbricati strumentali, i cosiddetti strumentali, ossia sono quei fabbricati dove, tipo il capannoni dove si contengono le macchine agricole, dove si riparano le piante, si mettono a dimora anche i prodotti agricoli in sé per sé, come anche gli agriturismi. Questi sono, diciamo, i fabbricati strumentali dell'agricoltura. Ci sono novità che riguardano queste Sì. strutture, non tutte però, non tutti i fabbricati rurali No, sono allora interessati. diciamo che in base a una legge del 2011, nello specifico la 2214 del 2011, prevedeva che i proprietari dei fabbricati rurali che erano ancora censiti al catasto terreni, dovevano catastarli, censirli al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012. Ora, questa operazione perché? Perché innanzitutto specifichiamo che il catasto è un archivio, un inventario di tutti, diciamo, gli immobili esistenti sul territorio dello Stato italiano, suddivisi fra fabbricati e terreni. Quindi in questo caso qui tutti i fabbricati rurali dovevano traslare nel catasto fabbricati. Traslare nel catasto fabbricati in modo tale da regolarizzare tutte le operazioni da svolgere. Questo era quello che prevedeva la normativa. Oggi cosa facciamo? Verifichiamo se ancora ci sono dei fabbricati rurali censiti ancora al catasto terreni, l'agenzia provvederà a notificare, ad avvisare i proprietari per regolarizzarsi quanto prima. Insomma, bisognava spostare la denominazione del fabbricato da rurale a terreni? A terreni, A terreni. no, da terreni a La terreni a fabbricati. fabbricati, chiedo scusa. Non tutti lo hanno ancora fatto, quelli che Non non l'hanno ancora tutti. fatto saranno avvisati. Come si fa intanto questa Allora, regolarizzazione? abbiamo due strade principalmente. Una è quella della, diciamo, la regolarizzazione spontanea da parte del proprietario, il quale cosa deve fare? Deve, prima di tutto, coinvolgere un professionista che lo deve coadiuvare. Ora, cosa succede? Con la legge di stabilità del 2015 al contribuente si dà un vantaggio. Se si vuole regolarizzare prima che l'amministrazione finanziaria gli mandi un avviso di accertamento, paga sì una sanzione, ma la paga ridotta. Diciamo che una sanzione media è sui 1.032 euro, pagandola ridotta sono 176 euro, quindi pari a un sesto della sanzione. Ma lo deve fare lui in maniera spontanea, entro il 31 dicembre 2017. Se non lo fa, l'ufficio interviene, in questo caso in surroga, e a questo punto potrebbe anche aumentare la sanzione. Quindi è consigliabile che lo faccia lui in maniera spontanea. Queste sono le sanzioni, che Esatto, vediamo, sono appunto queste. per La risparmiare è sanzione, meglio attivarsi diciamo, subito. all'ufficio, se l'ufficio interviene va da 1.032 addirittura anche a 8.264 euro. Ah, bel Quindi colpo. se lo fa spontaneamente, solo fra parentesi, brutto dirlo, però 172 euro. Quindi conviene darsi da fare, Conviene darsi attivarsi da fare. al più presto possibile. Esatto. Come intanto si fa, a capire se siamo in questa situazione? Allora, come fare? Molto probabilmente uno sa già di avere dei fabbricati rurali. Per vedere se rientrano in questi elenchi di particelle ancora da sanare, può accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate, cioè www.agenziadelleentrate.it, e andare proprio in una specifica pagina dove sono riguardati tutti gli elenchi di queste particelle, comune per comune, E noi provincia per provincia. vediamo subito dal sito internet, ci colleghiamo Perfetto. così vediamo come si fa. Allora, questo Allora, qua è la home page. dalla home page si va sulla voce cosa devi E che è fare. proprio qui in alto su questa barra blu Esatto. e Puoi andare a vediamo questa pagina. cercare aggiornare i dati catastali, che è in Vediamo, qui basso. c'è un elenco di cose che si Cosa si possono può fare, fare col dichiarare, sito? calcolare, comunicare, Certo, c'è una voce certo. qui,
in basso che dice aggiornare dati catastali e ipotecari. Esatto. Entrando qui abbiamo un altro poi un'altra pagina, cercare fabbricati rurali, che è qui, vediamo qui in questo elenco c'è anche fabbricati rurali. Poi si spiega con l'operazione che stiamo svolgendo e nella spalla di sinistra sono indicati anche la procedura da cliccare per accedere al servizio. E qui siamo al servizio online, questa è l'applicazione dell'operazione che stiamo per fare. Perfetto. Poi in questo menu a sinistra troviamo proprio scritto servizi online, fabbricati rurali, cliccando qui arriviamo in alla una pagina, dove si accede al servizio, dove tranquillamente, un dato, diciamo, non è un dato sensibile perché le informazioni che daremo sono solo comune, foglio e particella, se si clicca sul pulsante accede al servizio, praticamente viene fuori, questa è stata fatta una ricerca precedente, quindi si può tornare indietro. Questa diciamo la pagina bianca. Questa è la pagina bianca dove si seleziona la provincia di appartenenza e poi si seleziona il comune di appartenenza. Già si può fare così, ma ad esempio scrematura e fare un cerchio. Ecco, sono dati pubblici, quindi possiamo fare noi una prova così di fantasia. Qui ci sono tutte le province. Allora prendiamo Bologna, quello che avevamo preparato prima. Questa è Bologna, lo scriviamo, ecco qui ci aiuta il sito. E facciamo una ricerca. Qui che cosa troviamo? Questo allora, elenco? Qui troviamo praticamente l'elenco, sono queste particelle selezionate per foglio e per numero di particella. Se andiamo avanti ancora sulla lente di ingrandimento, prendiamo una a caso, prendiamo questo qui, 1163. Non vengono fuori nominative ancora. Specifica cos'è ancora la particella, quindi viene fuori di nuovo comune, foglio, particella. Quindi questa vuol dire che è una particella attenzionata, cioè una particella dove per noi può esistere ancora un fabbricato rurale da censire. Ecco, quindi io ho fatto la ricerca, mi sono ritrovato con questa tabella, quindi capisco che rientro in questo passaggio che si deve fare, pena una sanzione. Esatto. A questo punto bisogna coinvolgere un libero professionista abilitato alla presentazione di documenti catastali, il quale deve aiutare il contribuente a valutare se l'immobile rientra o meno in quegli immobili da accatastare. Perché questo? Perché noi abbiamo anche alcuni immobili, sì rurali, ma che non rientrano nelle tipologie. Possono essere tipo i fabbricati di dimensioni inferiori a 8 metri quadrati, possono essere le porcelaie, possono essere delle tettoie, i pozzi. Quindi il professionista aiuta al proprietario, contribuente, a scegliere, a vedere se il proprio fabbricato è oggetto di inventariazione o meno. Tutto ciò è già stato tranquillamente normato già da un decreto del Ministero delle Finanze, numero 28 del 1998. Quindi è già elencato lì tutte le particelle, tutti i fabbricati che non andrebbero censiti. Quindi che non è obbligatorio in questo caso il passaggio. Ecco, se io mi trovo in questo caso, quindi non è obbligatoria l'iscrizione, che cosa faccio? Allora, in questo caso cosa può fare il contribuente? Può tranquillamente, sempre utilizzando il sito dell'agenzia, comunicare che la particella non è oggetto di inventariazione. Quindi andare sempre nella pagina di... Ci andiamo subito. Questo qui è il sito, vediamo subito questa pagina. Ritorniamo e rifacciamo il percorso di prima, cioè che cosa devi fare. Qui ci sono l'elenco delle cose che si possono fare. Torniamo al collegamento di prima. Non andiamo più, in questo caso, in fabbricati, ma in correzione. In correzione dati. Praticamente si attiva con il classico contact center, che può essere utilizzato anche per altre tipologie di correzione dati, non è solo lo specifico. Poi, sempre sulla spalla di sinistra, si clicca sulla... la possibilità di andare di compilare quindi il form in ufficio e quindi abbiamo può compilare una modulistica che poi la si consegna in tutti gli uffici provinciali competenti del territorio oppure clicco su online si compilano i dati e poi l'ufficio lo riceve e l'ufficio è valida la protocolla e diventa una istanza, quindi posso scegliere se andare in ufficio o fare direttamente via. Una passeggiata verso l'ufficio anche per avere maggiori chiarimenti oppure mi limito a fare. Questo nel caso online, questa è un po' la tabella da compilare, esatto. Con i dati, con i nostri dati, l'indirizzo email, il telefono, il fax e poi appunto. Mi raccomando, l'indirizzo email, diciamo, o il ricambio telefonico, perché ultimamente cerchiamo di avere un contatto con il contribuente, quindi più dati abbiamo per richiamarlo, così almeno abbiamo più un contatto diretto, ecco. Insomma, diventa più facile anche magari parlarsi e chiarire la propria situazione. C'è anche il caso in cui invece è obbligatoria l'iscrizione. In questo caso che si fa? Allora, sempre con l'ausilio di un professionista, di un tecnico abilitato, a questo punto bisogna fare degli atti di aggiornamento. Sono di due tipologie. Uno è l'atto di aggiornamento catastale cartografico con la procedura pregeo e il secondo è quello proprio per la presentazione fisica dell'istanza di denuncia dei fabbricati al catasto fabbricati, procedura DOCFA. A questo punto, se l'ufficio ritiene che è tutto regolare, il procedimento è già chiuso. Naturalmente, se lo fa lui, deve anche aggiungerci che ha pagato la sanzione, quindi il ravvedimento operoso. Se invece poi l'ufficio ritiene, entro un anno, che la rendita proposta c'è qualcosa da regolarizzare, varia la rendita e poi avvisa con notifica il contribuente di questa variazione effettuata. Ma il procedimento si conclude lo stesso.
I tempi di questo ravvedimento operoso quali sono? Ci sono dei termini? Allora, se il ravvedimento operoso, se loro intervengono prima che noi facciamo diciamo parte l'avviso d'accertamento, lo può fare. Lui deve accatastare tutto entro il 31 dicembre 2017. Quindi questo qua, diciamo, è Esatto. l'orizzonte temporale. Andiamo a Ah, una capire. cosa volevo Sì. dire, se qualora il contribuente, quindi volevo sottolineare, se il contribuente non interviene a fare il disposto spontanea volontà, arriva l'ufficio, insurroga, e lì poi arriviamo noi e poi. Potrebbe costare qualcosa in più, Esatto, diciamo. ribadisco il concetto Esatto, perché. rimane quella Esatto, voglio questione lì. ribadire un attimo il concetto perché è sempre buono che il contribuente sia lui a. C'è il tempo, ci sono gli Ci sono strumenti, gli strumenti. si può Esatto, si può fare. C'è una fare. stima di quanti fabbricati rientrano in questa Sì, una operazione? stima lorda esiste. Nella regione Emilia-Romagna sono circa 46.000 fabbricati. Però consideriamo quel discorso che dicevo prima, di quelli che non hanno incidenza per l'iscrizione, scendiamo a circa 20.000 fabbricati, Quindi sono sparsi in tutto 20.000 il casi territorio della regione. che bisogna Che bisogna fare? chiarire. In caso si dovesse avere bisogno di ulteriori informazioni, immaginiamo il riferimento è quello del sito, c'è Il anche un riferimento è riferimento sempre quello del al sito, poi se si va addirittura nel sito regionale, quindi emiliaromagna.finanze.it, si può anche addirittura avere i recapiti di ogni singolo ufficio provinciale, gli orari dove noi facciamo ricevimento per consulenza e quindi massima disponibilità di collaborare col cittadino. E questo è il sito che vediamo nella Esatto, grafica che è comparsa esatto. poco fa. Grazie, Luigi Campagna, per essere stato con noi Prego. stamattina. Dalia Pulita, buona giornata e buon lavoro. Grazie Noi davvero. ci fermiamo per un attimo, c'è la pubblicità e poi torniamo.